Una bomba scoppia nel mondo del calcio italiano mentre il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, cancella il primo club dalla Serie A. Nel frattempo, la Procura di Roma avvia un'indagine sulle recenti decisioni, portando tutta la Serie A a tremare. Rimani fino alla fine del video per scoprire tutti i dettagli. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha recentemente introdotto una normativa draconiana che vieta ai club di calcio di partecipare alla Superlega. Questa regolamentazione impone ai club di sottoscrivere un accordo scritto, impegnandosi a non partecipare a competizioni non riconosciute da FIFA, UEFA e FIGC. In caso contrario, i club rischiano l'esclusione dalla Serie A. Tuttavia, questa mossa sembra essere in contrasto con una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 dicembre 2023, che ha evidenziato un abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA. Il dibattito sulla Superlega si è riacceso dopo questa sentenza, dando nuovo slancio ai piani di A22, l'organizzazione promotrice della Superlega. Mentre la UEFA mantiene la sua posizione contraria, la FIGC, con la sua nuova normativa, sembra sfidare apertamente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo solleva interrogativi sul futuro delle competizioni calcistiche europee e sul potere decisionale delle federazioni nazionali e internazionali. Nel frattempo, la FIGC ha fatto un passo estremo cancellando dalla Serie B una squadra centenaria, la Regina, a causa di un debito relativamente modesto di alcune centinaia di migliaia di euro. Nel mese di agosto, la Regina si è trovata esclusa dal torneo di Serie B, costretta a partecipare alle competizioni dilettantistiche a causa del mancato pagamento di una somma di 700.000 euro entro un preciso termine. Nonostante formalmente non emergano criticità, a Reggio Calabria molti dubitano della credibilità della FIGC, evidenziando la mancanza di coerenza della federazione. Sorgono interrogativi sulla logica della FIGC, che impone scadenze rigide per i pagamenti da parte dei club senza possibilità di proroga, consentendo nel contempo a qualcuno di loro di accumulare debiti considerevoli a tassi di interesse esorbitanti. Un esempio eloquente di questa disparità è rappresentato dall'Inter, attualmente in testa alla classifica della Serie A. Questo squilibrio nel quadro normativo federale, che vieta il differimento dei pagamenti minimi ma consente ai club di contrarre debiti eccessivi, falsa il principio di competizione equa. Il portale tuttoregina.com ha espresso il proprio dissenso riguardo alle recenti notizie sui debiti dell'Inter, lanciando un attacco diretto alla FIGC. In un estratto del loro articolo, sottolineano la contraddizione nel fatto che mentre la Regina è costretta a ripartire da zero, esclusa dalla Serie B, mentre in testa alla classifica del massimo campionato nazionale c'è una società, l'Inter, che in qualsiasi altro settore merceologico avrebbe portato da tempo i libri in tribunale. Il giornale, insieme a Report, ha messo in luce uno squilibrio evidente che falsa il concetto di competizione equa, tanto caro al presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Di fronte a questi dati e alle difficoltà evidenti, cresce l'indignazione per il sacrificio di una realtà più piccola come la Regina, forse punita in modo eccessivo, al di là delle colpe degli ultimi amministratori. La vicenda solleva dubbi profondi sulla credibilità e l'equità delle decisioni prese dalla FIGC, aprendo un dibattito sulla necessità di riforme nel calcio italiano. Una notizia scioccante ha scosso il mondo del calcio provenendo direttamente dalla Francia. Il Qatar avrebbe esercitato pressioni sui membri delle forze dell'ordine francesi, per evitare l'eventuale detenzione del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Guarda il video fino alla fine per conoscere tutti i dettagli. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. L'accusa è che tali influenze si siano verificate durante un'indagine sulla detenzione in Qatar di Tayeb Ben Abidi Rahane, ex collaboratore del presidente del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal portale francese Mediapart, Al-Khelaifi, vicino al presidente UEFA Alexander Čeferin, avrebbe assistito alla perquisizione della sua residenza al momento dello sbarco.
La situazione ha causato un'attesa prolungata di almeno 2 ore per i sostenitori del Paris Saint-Germain. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore Luis Enrique, senza alcuna spiegazione apparente, Mediapart ha rivelato che Al Khelaifi, desideroso di partecipare al campus del club, è stato arrestato durante la sua visita in Francia. Simultaneamente, il Qatar avrebbe inviato una lettera al governo francese invocando l'immunità diplomatica per Al Khelaifi, che si trovava nel paese in una visita di Stato in veste di ministro, una posizione che detiene effettivamente, seppur priva di portafoglio. La polizia sembra non aver tenuto conto di questa posizione, poiché Al Khelaifi era lì in veste di dirigente del Paris Saint-Germain. Il segretario dell'ambasciata è intervenuto energicamente, sostenendo che l'operazione era illegale a causa dello status diplomatico di Al Khelaifi, assicurando che l'ambasciatore avrebbe contattato il ministro degli esteri, Catherine Colonna. Il segretario ha ottenuto l'intervento di Gerald Darmanin, ministro degli interni, garantendo nuove istruzioni alla polizia. La vicenda ha avuto inizio con una denuncia presentata nel gennaio del 2023 da parte di Tibi Ben Abidi Rahane, avvocato franco-algerino di 42 anni. Egli afferma di essere stato arrestato in Qatar nel gennaio del 2020 e interrogato per 6 mesi sulla sua presunta detenzione di documenti compromettenti per Al Khelaifi. Un rapporto dei servizi di intelligence francesi suggerisce che, tra questi documenti, potrebbero figurare video intimi di Al Khelaifi in compagnia di una donna. La vicenda solleva interrogativi sulla relazione tra il Qatar e il Paris Saint-Germain, oltre a mettere in luce la delicatezza delle interferenze diplomatiche nel mondo dello sport. Cosa ne pensate di questa vicenda? Condividete la vostra opinione qui sotto nei commenti. La Juventus cerca il colpo da 50 milioni l'anno. Centrare l'obiettivo diventa ora urgente, e più che mai fondamentale per il futuro della squadra. Seguite tutto il video per capire i piani della squadra bianconera. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus sta cercando di riportare la rosa al livello che le compete, inserendo nel club giocatori che possano essere di adeguato livello, per una società che mira a tornare grande non solo in Italia, bensì anche in Europa. Fondamentali saranno le risorse economiche di cui la Juventus potrà disporre. Pertanto la dirigenza si trova impegnata nella frenetica ricerca di un nuovo sponsor di maglia, poiché l'accordo attuale con Jeep, in scadenza il 30 giugno 2024, sembra destinato a non essere rinnovato. Nonostante il complicato periodo vissuto dal club, con le sfide legate all'assenza dalle competizioni europee in corso, la Juventus sta accelerando la ricerca di un nuovo partner per sostituire il marchio Jeep. L'accordo attuale con Jeep prevede un contributo di circa 45 milioni di euro annui, con bonus e malus, legati alle prestazioni sportive. L'ambizioso obiettivo della Juventus è di aumentare questa cifra, puntando a raggiungere almeno i 50 milioni di euro con il nuovo sponsor. Su questo aspetto vogliamo sapere il tuo pensiero. Credi che la Juve possa chiedere e ottenere una cifra del genere, vista l'attuale situazione della squadra? Scrivi il tuo pensiero nei commenti sotto al video. Le trattative finora si sono svolte con brand sia sauditi che della penisola araba, ma al momento nessuna conclusione è stata raggiunta. Parallelamente, la Juventus ha avviato contatti con aziende statunitensi nel settore delle telecomunicazioni, anche se al momento tali approcci non hanno ancora prodotto risultati tangibili. La società bianconera, tuttavia, è determinata a chiudere un accordo nel minor tempo possibile. Il contratto con Jeep, brand di proprietà di Stellantis, risultante dalla fusione tra FCA e Peugeot, è stato una parte significativa del sostegno finanziario per la Juventus, e trovare un nuovo sponsor diventa cruciale per mantenere la stabilità economica del club e ambire all'allestimento di una grande squadra. I prossimi 2 mesi saranno decisivi in questa caccia al nuovo sponsor di maglia. Ciao, e alla prossima notizia!